Vi voglio ricordare che fino al 31 dicembre è possibile supportare un creatore a vostra scelta. In caso vogliate supportarmi facendo acquisti nello shop di Fortnite, potete usare il mio codice Marsec, scritto uguale come il nome del canale. Grazie a questo supporto, quando acquisterete delle skin nello shop, io guadagnerò del denaro direttamente da Epic Games. Quindi è una cosa ufficiale di Epic Games. Detto ciò, buona visione. Bella ragazzi, qui è Marsec, bentornati al mio canale. Oggi signori siamo tornati qui con un nuovo video. Attenzione, questo qui non è un video appunto della serie come diventare un ottimo builder, ma l'ho voluto mettere a parte in quanto è cortissimo come video. Vi andrò a spiegare un metodo come prendere l'altezza con le piramidi. In questo video, ripeto, vi andrò a spiegare vari metodi per prendere l'altezza con le piramidi. Ovviamente poi ci saranno altri metodi che magari non mi vengono in mente in questo momento, e li scrivete qui sotto. Ripeto che io non sono nessuno per spiegare queste cose, non sono Gesù Cristo in croce a giocare, ma bensì cerco di condividere con voi quello che so fare anche io. Primo metodo è un po' vecchiotto, però va rivisto in quanto magari c'è qualcuno che non lo sa. Mettiamo una scala in avanti. Una volta che abbiamo fatto le nostre scale in avanti, mettiamo una piramide in fondo scala, saliamo sulla punta della piramide mettendo una scala anche attaccata alla piramide, in modo da saltare dalla punta fino sopra la scala. Appena saltiamo mettiamo una piramide sotto i nostri piedi, così da arrivare sopra e prendere subitissimo l'altezza. Secondo metodo, un po' più semplice, si tratta sempre di usare le piramidi, perché appunto questo video è concentrato su questo. Quindi mettete una o due scale, insomma quante volete. Dopodiché mettete la piramide sotto i piedi dopo la scala. Andate sulla punta della piramide, saltate mettendo un muro e immediatamente una pedana, così da guadagnare una posizione in più rispetto all'avversario e rimanere più in alto. Poi ovviamente mettete un'altra scala e iniziate a salire. Un altro metodo è questo qui, più difficilino, e bisogna fare più pratica su parco giochi, almeno per mezz'oretta se non di più. A quando siamo da un cubo tipo uno per uno che ci siamo curati, basta che mettiamo la solita doppia scala, quindi tre scale sotto, due scale in testa. Dopodiché tra la terza scala e la seconda scala mettiamo una piramide, e qui bisogna fare una roba veloce, quindi editare la piramide a modo di scala, in modo che ci crea la terza scala in testa. Immediatamente, subito dopo aver confermato la creazione della scala, ovvero della piramide della scala, bisogna resettare senza confermare, quindi resettare senza confermare, saltare, invertire la scala in modo che la giriamo e confermiamo, così che prendiamo l'altezza immediatamente. Un po' come il vecchio trick che avevo mostrato come prendere l'altezza in alcuni modi con le scale, che appunto la giravamo, qui direttamente editiamo la piramide e la invertiamo. Quindi bisogna fare un pochino di pratica in questo modo. Un altro metodo è appunto fusionare due metodi appena citati, ovvero quello di fare la doppia scala per uscire dal cubetto uno per uno, editare la piramide, resettarla, invertirla come appena spiegato. Però una volta fatto ciò, che appunto siamo arrivati alla creazione della scala grazie alla piramide editata e invertita, possiamo mettere una piramide in cima alla piramide trasformata in scala, in modo da unire il vecchio trick, che è quello di mettere parete, immediatamente pedana e salire di uno. Io spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invito a lasciarmi se mi piace, condividere il video con tutti i vostri amici, mi raccomando. Spero che abbiate appreso qualche tecnica di questa, ampliato qualche tecnica che già voi sapevate, ma che appunto grazie a questo video siete riusciti a migliorarla. Passate a tutti i social in descrizione, mi raccomando, gruppo più grande di Facebook di Fortnite d'Italia in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, canale, gruppo Telegram qui sotto. Bella.